Alcune storie continuano ben oltre la parola fine. Storie di bambini e bambine, ragazzi e ragazze, donne e uomini. Chi ha combattuto, chi ha detto no. Chi stava semplicemente vivendo. Tutte le loro storie affondano nella nostra terra, nutrono le nostre radici, alimentano la nostra speranza, sono il nostro futuro. Costruire una memoria comune e impegnarsi a fianco di chi lotta contro l'illegalità. Oggi è la 27esima giornata della memoria delle vittime di mafia. Il ricordo di Libera ha portato in tante piazze Terra Mia, Coltura, Cultura. Una campagna sociale per la cura delle comunità locali, la coltura della terra e la cultura nelle coscienze. Sono 1055 le vittime innocenti di mafia che ogni 21 marzo Libera ricorda con la manifestazione, quest'anno organizzata in centinaia di piazze in tutta Italia, che si estende anche in città d'Europa, ad Africa e America Latina. È a Napoli che stamattina ha avuto inizio la lettura dei nomi delle vittime innocenti per costruire una memoria comune e impegnarsi a fianco di chi lotta contro l'illegalità per fare rivivere le donne e gli uomini che hanno combattuto la logica perversa della criminalità organizzata, pagando con il prezzo più caro, quello della vita. Tanti i cittadini, le associazioni presenti, un momento di riflessione e incontro per testimoniare la propria vicinanza ai familiari delle vittime che ancora cercano giustizia. Erano semplici cittadini, ma anche magistrati, giornalisti, appartenenti alle forze dell'ordine, sacerdoti, imprenditori, sindacalisti, esponenti politici e amministratori locali, morti per mano delle mafie solo perché, con rigore, hanno compiuto il loro dovere. Ha dichiarato Don Luigi Ciotti, presidente di Libera. Da 27 anni è per noi un appuntamento fondamentale, rappresenta una memoria viva, una memoria che deve tradursi in responsabilità e impegno, una memoria per ricordare le vittime innocenti e per abbracciare i loro familiari.